Buongiorno, la 62esima mostra è particolarmente lieta di dare il bentornato a questo punto. Lo dobbiamo chiamare Kitano o lo dobbiamo chiamare Takeshi? Questo ce lo dirà lui. No, in realtà sappiamo tutti che diamo il benvenuto al grande regista e attore di cinema Kitano Takeshi, che dopo un Leone d'Oro e un Leone d'Argento torna a Venezia con questo sorprendente film, e noi abbiamo pensato allora di fargli un regalo sorpresa. Abbiamo lavorato di concerto con la Scuola del Vetro Abate Zanetti di Murano, perché ci piaceva trovare un oggetto che fosse assolutamente veneziano, ma che in qualche modo potesse rispecchiare, potesse riflettere quella che era l'essenza del film. Quindi la Scuola del Vetro ci ha fatto questo imperdibile regalo di ricostruire un oggetto d'arte tradizionale e moderno al tempo stesso, e due grandi maestri, due artisti del vetro che corrispondono, che spero che siano qui. Dove sono Lucio Bubacco e Fabio Fornasi? Eccoli là. Ah, ecco, poi loro vi spiegheranno le tecniche. Noi siamo rimasti assolutamente a bocca aperta quando abbiamo capito non soltanto la complessità della realizzazione, ma anche la delicatezza, perché era la classica scommessa. È un oggetto d'arte che si poteva magari rompere più volte nel corso della fabbricazione. Non so se è successo, ma comunque lì abbiamo un risultato perfetto. Ecco, Lucio Bubacco e Fabio Fornasiera hanno lavorato così sul tema del doppio, sul tema dei gemelli, e quindi io volevo chiedere al nostro presidente Davide Croff di consegnare il regalo a Takeshi Kitano. Io non avrei il coraggio di... Angela Savolti dice molto delicato. Dice che è molto delicato, speriamo di non fare danni. Ecco, no, vi presentiamo. Presentiamo anche Fabio e Lucio. Venite anche voi, però. Assolutamente. Quindi sono Lucio Bubacco e Fabio Fornasiera, che hanno messo in testa. Buongiorno a tutti, volevo un attimo spiegare il modo che è stato fatto questo oggetto esclusivamente per questa manifestazione, per questo grande artista. Abbiamo voluto interpretare appunto un po' il tema di questo film con il personaggio principale che si trova in alto. Non è che si veda tanto perché adesso non c'è la luce, c'è un personaggio riflesso dentro al vetro che è il secondo personaggio che lui interpreta nel film. Lucio, digliati adesso delle due tecniche. No, digliati delle due tecniche. Lo so che siete lì. Comunque, no, è stata una, diciamo, un piacere collaborare con Fabio per realizzare questo effetto di questo riflesso. Perché?
Comunque ci vorrebbe probabilmente una base, diciamo, bianca. Con una luce per vedere l'effetto del vaso. Saluti. E comunque sul lungo e difficile processo che ha portato alla realizzazione, io voglio dare a Morisan il video che testimonia le diverse fasi della realizzazione dell'opera e che probabilmente questa sera vedrete anche sulle televisioni italiane e straniere. Bene, benvenuti alla conferenza stampa del film in concorso Takeshi's, quindi apriamo subito con la presentazione del ormai famosissimo, naturalmente, regista, in questo caso anche sceneggiatore e interprete, Kitano Takeshi, e del produttore Mori Masayuki. Buongiorno. Beh, intanto abbiamo già parlato di questo tema del doppio rappresentato dall'omaggio prestato dalla Biennale e io partirei con una domanda proprio in questo senso, no? Perché l'intero film viene strutturato proprio sul gioco di questo riflesso speculare tra Beat e Kitano. Ovviamente credo che non si possa parlare di piena autobiografia, ma volevo chiedere quanto in effetti del reale Kitano Beat Takeshi ha voluto inculcare in questi personaggi. Inizialmente la protagonista volevo avere soltanto una persona. E in pratica questo unico personaggio che entra in diversi mondi, in diversi ambienti. E questa era originalmente stata la copione. Ma invece dopo ho cambiato, volevo fare una cosa molto, diciamo, vicino a me. Non dico doppelganger, diciamo, del doppiaggio delle mie personalità, ma un po' io volevo fosse come marionette, volevo utilizzare sia io che un'altra persona, volevo un po' maneggiare queste marionette in questo film, così forse potevo creare uno spazio diverso del solito. Forse i spettatori, per chi li guarda, magari un po' irrita vedendo queste scene, oppure magari disturbano, un po' volevo dare questo effetto. Certo, beh, in effetti il film è strutturato su questo grande, molto allargato piano immaginario, di cui tra l'altro regge perfettamente le redini, ma ha una struttura onirica anche che in qualche modo ricorda dei precedenti. Per esempio già da Zatoichi riconosciamo alcuni elementi ripresi, riproposti, è possibile in qualche modo che si leghino anche i due film?